Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao. Ciao. Benvenuti in questo secondo Vlogmas. Io sempre tutta tappata, ragazzi, Vlogmas saranno tutti tappati. Pensavo tra l'altro di farne meno, invece stiamo facendo un sacco di cose natalizie, pre-natale. Oggi dove andiamo, amore? Andiamo a Trento. A casa degli zii, senza gli zii però, perché anche loro sono in viaggio, e faremo il weekend lì e andremo a un sacco di mercatini natalizi. Sono molto contenta, tra l'altro mi ha detto mio zio che dovrebbe aver nevicato in questi giorni a Trento, quindi se vedo la neve io felicissima. Siamo quasi arrivati, vedo già una bella spolverata di neve, sono molto contenta. Le casine con tutti i tetti bianchi, non ti fanno un po' emozionare? No, no. Non ti fanno emozionare per niente? Un pochino? No. No. Che bella la neve! La la la! Con anche tutte le montagne innevate. Sì, sì. Bellissimo paesaggio. Ciao, bel bugi! Ciao, amore! Ciao! Sei contento di vederci? Siamo arrivati a casa con questo bell'albero di Natale, già le vibes natalizie iniziano a sentirsi. E niente, adesso faremo un bel pranzetto che siamo andati a comprare alla spesa. E niente, dopo ci metteremo in marcia per i mercatini di Natale. Un buon aperitivo con Rudolf l'arenna. Stai da Dio con anche l'albero dietro, sei proprio in tema. Oggi è così. E ovviamente succo d'uva, dove ci siamo noi va il succo d'uva. Anzi, siamo venuti nella patria del succo d'uva. Cheers, amore. Buon appetit dai micioni con la cacio e pepe di Giovanni Rana. La meglio cacio e pepe del Trento. Esatto. Giovanni Rana, non ne sbagli una. Hello! Amore, saluta. Ciao. Abbiamo fatto un bel pisolino post pranzo, ragazzi. Guardate che belle cuffiette che ho. Cuffiette trentine. Cioè no, in realtà sono islandesi, direttamente dall'Islanda. Comunque stiamo andando verso i mercatini di Natale di Caldazza, che praticamente sono questi mercatini che accerchiano un lago in cui teoricamente dovrebbe essere tutto innevato, molto bello, molto tipico, molto natalizio, e andremo a bere un po' di vin brulé. Tra l'altro, cosa tipica di questi mercatini è che non sono illuminati con luce artificiale, ma solo da focolari, queste cose qua. Molto bello, sono molto contenta, non vedo l'ora di arrivare. Adesso vi faccio vedere il panorama che c'è con il Monte Rosa. Cos'è? Che monte è quello? Monte Rosa? È rosa? Non lo so. Vabbè, comunque con un monte tutto illuminato dal sole, meraviglia. Stiamo salendo sempre di più e sempre di più c'è neve, ormai notte fonda sembra praticamente. Oh, sì, sì, sono neanche le 5, però siamo in mezzo alle montagne, quindi sembra notte ma non lo è. Guardate che bella distesa di neve, non vedo l'ora di prenderla con i miei guanti in mano. Raga, siamo arrivati al mercatino, quante ore di macchina abbiamo fatto per arrivare? Meno che in Puglia, ma siamo lì. Sì, 2 ore buonissime ne abbiamo fatte. E niente, adesso siamo in una galleria e stiamo entrando nei mercatini di Natale. Adesso ve li faccio vedere. Allora, il mercatino è strutturato tutto così. Ci sono queste capannine anche lì, qua in mezzo a tutti gli alberi. Qua c'è buio pesto. Qua cos'è? Una Madonna? Un presepe? Il micio infreddolito. Abbiamo appena preso un buon vin brulé, giusto per scaldarci. Qua dietro nella nube non si vede niente, c'è il lago di Carezza. E non prendono la carta. E non prendono la carta. Noi come i poveri con 2 spicciolini, esatto. Ma ci arriviamo. Abbiamo dato anche l'ultima lira che avevo. L'ultima lira, abbiamo dato anche il gettone del bowling per questo vin brulé. Sì. Qua c'è tutta la passerella con le lanterne, con appunto tutto il cammino per circunnavigare il lago. Tutti gli alberelli, qua al centro c'è il lago, molto carino, anche se un po' stellarischi qua con sto pavimento che si scivola di brutto. Abbiamo già rischiato il volo un po' di volte.
carini questi bambini che hanno fatto i pupazzi di neve. Guarda, ci sarebbe posto per farne uno anche noi, amore. Guarda. E tu puoi mettere anche lì e rimanere lì, se vuoi. Faccio io la pupazza. Sì, ti venga a prendere poi tra un mesetto. Il momento di toccare un po' di neve soffice. Facciamo una pallina, poi la lanciamo in testa a Nico. Ma in che senso dice altro? C'è che ha attaccato, non c'è sera. Nessuna reazione. Ecco un bel bretzel. Ah, ma ci sarà, ma anche il pesce, sono scema. L'ombra di un bretzel. Due fantasmi. Due fantasmi che mangiano il bretzel. Vaga a mangiare. Buono. Ma poi è enorme, tipo. È grande come la mia faccia. Buongiorno a tutti. Giorno 2 di questo vlogmas dei mercatini di Natale. Siamo nella piazza, non so se è la piazza centrale, però insomma comunque a Trento, e siamo qua dai mercatini. Ecco i bei mercatini. Sono molto contenta, soprattutto perché abbiamo preso un buon bretzel, tanto per cambiare. Non posso stare senza bretzel io a Trento, almeno 100 ne devo mangiare. Cheers al vin brulè, amore mio. Direi un po' imballato, cosa dici? Sei felice di questo casino? Casino meno, vin brulè di più. Ecco. Ecco qua la piazza del Duomo con il bel alberello di Natale e tutta la fontana. Poi ovviamente qua ci sono anche tutte le bancarelle. Qua non c'è tanto cibo come prima, più che altro è tipo un mercato, però super carino. Altra piazzetta di Trento piena di mercatini di Natale. Questa, ragazzi, è la mia piazzetta preferita, non so perché, ma è la mia preferita. Tra l'altro qua dovrebbe esserci il poké trentino con tutte le specialità trentine, un poké così un po' pazzo che io vorrei assolutamente assaggiare. Adesso vediamo se lo troviamo. Un bel poké trentino con spezzatino, polenta, formaggio e lenticchie. Un bello scodellone, per fortuna che ne abbiamo preso uno in due. Un altro vin brulè, perché non fa mai male. Ma raga, la cosa migliore è la location. Bidoni, scale antincendio, mercatini di Natale in lontananza. Da re, direi. Da re. Da re. Guarda qua che vista. Momento assaggio, prendiamo un po' tutto. Lenticchie, formaggio, un pezzo di spezzatino, un po' di polenta e via. Che ve lo dico a fa? Che buono. Buonissimo. 10 out of 10. Eccoci qua, ragazzi. Sono tornata da Trento, è la mattina di lunedì. Tra poco andrò a lavorare, ma ho appena realizzato che la mia camera non è ancora stata adibita a Natale. Perciò ho deciso di concludere questo vlog, nonostante questo probabilmente sarebbe stato meglio nello scorso vlogmas, in cui appunto ho decorato tantissimi alberi, eccetera. Comunque, per concludere questo vlog, ho deciso che andremo a decorare la mia camera a Natale. E adesso vi faccio vedere tutte le cosine che andremo a posizionare. Qua abbiamo tutte le vetrofanie da mettere lì dal muro. Ciao Mais! Bello sei! Bellissimo! Anche Mais sarà un soprammobile di Natale. Poi abbiamo queste cosette qua, le candele, che andremo a posizionare lì, che prima devo un po' sgomberare. Poi questo bellissimo albero di Natale, sempre da posizionare sulle mensole, e delle pignette che adesso andremo a posizionare. Allora, intanto qua ho tolto il teschio di Halloween, che andrà in un altro posto, in un altro momento. Qua io direi che andiamo a posizionare, come l'anno scorso, questa bellissima lucetta, un po' tipo luce, un po' abat-jour, così, con tutto il paesaggio innevato, bellissimo, con anche i brillanti, non so se si nota, però direi che sta bene così, perché qua ci sono le altre candeline alla vaniglia e cannella, che sono perfette per l'inverno. L'anno scorso avevo messo anche la tazza
però non so se ci sta poi così bene perché ci sono già le candele, forse un po' troppo. Adesso vediamo questa dove la andiamo a posizionare. Qua direi che sta bene così, secondo me. Allora, in realtà ho aggiunto anche questo alberello perché secondo me ci sta molto bene, un po' in bilico lì sopra al profumatore, però è carino, cioè è proprio l'albero di Natale della stanza, secondo me è super bello. Poi guardate, tutto brilluccicoso, meraviglioso, meraviglioso. Altra postazione Natale, qua ho messo il bel alberino con le pignette insieme a tutte le rose che mi ha regalato il mio fidanzato. E qua abbiamo le due candele ad albero di Natale, secondo me così è molto elegante. Questa è molto grande come candela, quindi solo che mi dispiace tenerla troppo in fondo, però secondo me così è molto carina. Alla fine può anche essere un appoggio nel caso chiavi e quant'altro, c'è un po' di spazio. E alla fine la candela con l'omino di pan di zenzero l'ho messa qua di fianco alla candela ai frutti rossi, qua sulla postazione trucco. Secondo me ci sta molto bene, da quel tocco di Natale anche nella postazione trucco. Questi stickers qua con l'albero di Natale pensavo di metterli qua sullo specchio, secondo me ci stanno molto bene, così danno anche un po' di vita a questo specchio. Hello! E adesso li andremo a mettere subito. 3, 2, 1, ecco fatto. Qua abbiamo tutti i fiocchetti di neve, bellissimo, con l'albero. Secondo me è super carino, da quel tocco in più allo specchio che se no sarebbe un pochetto spoglio, molto molto carino, dà anche quel tocco di luminosità che non fa mai male. Ora bisogna solo pensare queste qua come posizionarle sulla finestra. Adesso me la studio un po' e vi faccio vedere. Facciamo un'altra transition. Ecco qua, è apparso anche mais in tutto ciò. Comunque, belle piene, effettivamente. Belle piene, però mi piacciono tantissimo. Così sembra che nevichi sempre. Ci sono tantissimi fiocchi di neve, super particolari anche, tutti brillantinosi. Grandi, piccoli, pupazzi di neve, casette. Queste bellissime rennine. Con anche il bambino renna, che carini. No, mi piace davvero tantissimo. Un po' pieno, infatti mi erano avanzati dei fiocchi di neve che ho prontamente messo qua. Anche questi super glitterati, super carini, così lo rendono un po' più pieno anche qua. Mi piace un sacco. Sono super soddisfatta. Bene ragazzi, questo è tutto. Spero che la mia camera vi piaccia come l'ho addobbata a festa. Comunque, siamo giunti alla fine anche di questo vlogmas, il vlogmas numero 2. Spero che questo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like e commentate. Vi mando mille bacioni, al prossimo video e ciao!